Cosa è cambiato nella tua vita? Quindi Ho voltato pagina definitivamente. basta il look, basta cambiare look per essere una Perché alla persona fine migliore. quello che è fuori è quello che proietta quello che siamo dentro. E quindi che cosa è Quindi cambiato? se tu cambi dentro, automaticamente cambi fuori. Ma se ti cambi fuori, ti cambi dentro. Ed è quello che ho fatto io. Dentro sono diverso. E ci sono riuscito solo cambiando il mio aspetto esteriore. Non sto filmando. Quindi, Pure io non l'ho ma fatto. cosa ne pensi della masturbazione tra amici? Sbagliata. Immorale. Immorale e sbagliata. Io credo che anche la masturbazione sia qualcosa che fai, uno scambio di fluidi con te stesso, importante. Importante. Io lo faccio sempre e poi prego. Poi prego. Ma perché devi farlo? Poi prego. Sei pronta a farci vedere la cosa più rock and roll che sai fare? Riproviamo? Riproviamo. Aspetta, questa volta con gli effetti. Fottutamente rock. Quando vedo mi porto la chitarra in giro, quando vedo una bella manza. E lì è mia. Cosa Parlaci di te, dicevi? Daniel. Io sono il tecnico chitarra dei Dredd. E del suono anche. Il tecnico chitarra del Chitarra suono. del suono. E cosa fai nella È vita? un po' il dottor Chitarro le, il Strange. chitarro È il dottor suono. Strange di Dredd. Sono Dredd Dr. è una Strange cassetta, sì. dei Dredd. Diciamo quel suono compatto e potente che sentite nei dischi dei Dredd è merito mio. È merito. Tagli Tra l'altro se l'apparecchio illumini la chitarra, per è merito della mia sapienza nell'essere il Dr. Sound delle chitarre dei Dresda. Come ti vedi tra 5 anni? Mi vedo dunque manager di una grande azienda, Poi arrivi possibilmente nomade, nel come settore sempre. marittimo, e Ma ti vedi più doctor o più sound per sempre sound, doctor sempre meno. cinque anni? Quindi più sound che Sarei più new doctor. age più Qual new wave. Più new wave, c'ho è il un tuo ciuffo sogno da far paura. ricorrente? Allora, praticamente Sembrare minorenni, sto forse. cadendo da un palazzo e mentre cado perdo i capelli, però io non mi preoccupo perché sto cadendo dal palazzo, ma perché morirò senza capelli e questo è tremendamente poco fashion. E questo è il mio sogno ricorrente, mi sveglio sempre sudato. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Il mio sogno nel cassetto è cadere da un palazzo Però vendi i capelli. senza perdere i capelli. Così potrei morire in maniera fashion. Pensa che invece il mio sogno ricorrente è che cado e vicino a me c'è un coglione che perde i capelli. Daniel? Daniel? Sei in bagno? Hai bisogno d'aiuto? Dai, ti diamo una mano. Dai, che siamo tuoi amici. Dai, Prova a aprire. apri la porta, dai. Dai. Dai, che si sta preoccupando. Dai, Dai, dai. non preoccuparti, Dani. Apri la porta. Apri Dai, dai. le Dai, togli la... Togli, dai, apri la porta. Daniel. No, adesso apri. Apri, dai. Apri, Dani, Dani. È meglio per te, è meglio per te, Dani. Prova a aprire. Dani, prova a aprire. Ma è... Io C'è vedo il proprio... Dai, che fatto? C'è qualcuno? Boia de... Lo sta Sto bene. sbottando di brutto. Cosa prendiamo?
Ah, abbiamo perso un componente della band. Vediamo i musicanti. Come stai? Questa è la vista di Daniel stamattina. Stamattina lui si sta vedendo così. Così ci vedi. È tutto così confuso. Fa del colore delle sedie. Così ieri. Confuso le sedie. Sì. Cosa teso? Sei nervoso? Cosa ne pensa di questa location? Beh, è molto... forse è il concerto più bello che proprio abbia mai visto. Farò un po' la mia roba, che figo che sono, che figo, che figo! Sarebbe bellissimo poter fare una foto con un pavone. Anche lui cammina più veloce. Hai teso? Un pavone da cuore.
È una regola di vita, mai mettere un pavone insieme a Ivan. Dai, povera bestia, veramente. Secondo me ci denunciano la protezione animali. Fa l'indiano testo, fa finta di niente. Pensa, se ti aggredisce, giuro, la mia vita ha un senso. Chi ce l'ha fregato? È riuscito a fregare. Di qualcosa. È un temerario. Peso 0, pavone 1. Pavone 1. Ma non finisce qui. No, non si è registrato. Vai. I drag si caricano così prima dei concerti. Monster! Monster! La caccia! Oh! Oh! No, nessuno ha toccato uno strumento. Nessuno. Ragazzi, ultimo concerto a Genova dei Dread. È vero, è vero. A settembre. Settembre, chi lo sa? Io ragazzi, ci siete? Sono carico, carico. Dite ciao per il documentario sui Dresda. Ciao! 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 Ciao ragazzi! Ciao! A presto, a presto! Vi amo! Vai! Hey!
voglio fare il gruppo post rock serio. No, veramente. Stai firmando la tua condanna a morte. Io voglio fare un gruppo post rock serio. Sono stufo di voi Dresda che fate solamente Gonzo Dresda. No, seriamente, avete stufato. No, perché è vero. Avete stufato. No, perché è vero. Oggettivamente noi siamo un gruppo post rock, dovremmo comportarci da gente seria. Quantomeno da gente che suona musica post rock. Allora facciamo un po' tutto il gruppo demenziale, facciamo, non lo so. Sono d'accordo. Vai. Quella bella. Abbiamo trovato il modo per arrotondare il salario. Guarda, con 5 euro. 5 euro. E euro, quello di 30 solo. Manca 30. 5 euro. Faccio sconto 4 euro. Buona per amore. Buona per amore, buona per tutto. 5 euro, sempre ora di rock and roll. Rossa dei capelli. Golosa di uve. Facci qualche dichiarazione sui diretti. Sui diretti puoi permettere il più figo dell'universo. Però sono troppo gonzi, tu dici. Sono troppo, siete troppo gonzi. E tu no? Io non sono d'accordo. La linea dei Dresda dovrebbe essere, dovremmo essere tristi. Molto tristi. Tristi. Cioè, noi siamo... Scusa, però una domanda, Naso. Però tu quanto hai bevuto stasera? Ma poco. Poco. Poco? Quasi niente. Quasi niente. A me non piace l'alcol, non bevo. Non ti piace, non bevi. No, non bevi niente. Noi siamo un gruppo mitteleuropeo, dovremmo ispirarci più ai movimenti. Che è successo? Perché ha fatto questo rumore bizzarro. E qua siamo nel mare, raga. Oh. Bella storia, zio. Mamma mia. Thank you.
Grazie davvero, buonanotte.